TikTok sta diventando sempre di più una piattaforma in grandissima crescita, dove i creators creano sempre più contenuti, nascono ogni giorno nuovi influencer, nuovi content creator, e chiaramente ogni singola persona che crea contenuti lo farà anche per un futuro in modo da guadagnare. E su questa piattaforma stanno nascendo sempre più modalità di guadagno, un po' come era successo qui su YouTube o su Instagram. Quindi in questo video andiamo a vedere quali sono le varie modalità con le quali un influencer può guadagnare all'interno di TikTok. La prima, che sicuramente è la più famosa, è quella dell'influencer marketing, ovvero dei brand vanno effettivamente a comprare degli spazi all'interno dei profili dei creator, quindi vanno a comprare 1, 2, 3 o X contenuti che poi verranno pubblicati sul profilo dell'influencer. Questa sicuramente è la modalità più frequente, però ci sono anche altre modalità con le quali, ad esempio, il brand va a comprare dei contenuti dell'influencer da poi pubblicare sul profilo del brand stesso, quindi non vanno poi a pubblicarli sul profilo di influencer, ma servono per creare il piano editoriale del brand. E secondo me questa è la modalità con la quale in futuro si evolverà sempre di più il mercato, in quanto il brand può guadagnare molto di più se il contenuto è fatto molto bene e potrà poi spingerlo con l'advertising sul proprio profilo, che sicuramente è una modalità molto interessante per poter guadagnare senza dover neanche in un certo senso sporcare o comunque far diventare pubblicitario il proprio profilo. E infatti molti brand si stanno muovendo su questa via. La terza modalità, sempre collegata all'influencer marketing, è quella dove il brand acquista i contenuti, quindi fa creare dei contenuti brandizzati all'influencer, ma questi non verranno pubblicati né sul profilo dell'influencer né su quello del brand, ma verranno utilizzati solo per l'advertising. Quindi magari il brand non ha neanche un profilo, ma utilizzerà quei contenuti per pubblicizzare un determinato prodotto con il link, in modo poi da rimandare ad esempio a un sito dove potranno acquistare quel determinato prodotto. Quanto si guadagna effettivamente con questa modalità? Sicuramente i guadagni sono molto dipendono completamente da chi sei e quanti numeri fai su questi social e quanto sei bravo a creare contenuti. Infatti, ad esempio, se tu pubblichi il contenuto sul tuo profilo, chiaramente la media delle visualizzazioni che fai sarà un fattore rilevante per quanto guadagnerai effettivamente. E nonostante i follower su TikTok non contino più di tanto, comunque a livello di prezzo si può fare anche un paragone a livello di numeri che hai effettivamente sul profilo. Possiamo dire che il prezzo medio di mercato in questo momento in Italia, in America è molto più alto, è all'incirca 2 volte il numero dei tuoi follower. Chiaramente devi avere un numero di visualizzazioni coerente con il numero di follower. Ad esempio, se hai 300.000 follower ma fai 1.000 views a video, sicuramente il prezzo si abbassa notevolmente. Se invece tu hai 300.000 follower e hai una media di 100.000 views, 150.000 views, il prezzo potrebbe essere dai 500 ai 600 euro. Quindi dipende molto da quante visualizzazioni fai, quanti follower hai e quanto la tua community è fidelizzata. Quindi puoi effettivamente fare in modo che i tuoi follower acquistino quel prodotto o comunque siano interessati. E dipende anche dalla qualità del tuo contenuto, perché se ad esempio il brand vuole utilizzarlo sul suo profilo, chiaramente deve essere un contenuto che funziona, quindi loro acquisteranno la tua notorietà, ma comunque anche il contenuto in sé deve essere buono. Esistono principalmente 3 modalità con le quali si fa influencer marketing. La prima è quella da solo, quindi tu non hai né un manager né un'agenzia né niente. I brand arrivano da te o tu vai a proporti dai brand, quindi ad esempio ti crei una sorta di kit, di media kit, che va a descrivere quali sono i tuoi numeri, quali sono le tue possibilità, qual è la tua nicchia, e ti vai a proporre da solo ai vari brand. Chiaramente questa modalità è molto complicata e se non hai già, diciamo, una relazione con il settore, quindi ad esempio magari sei un creator che lo fa da anni e quindi sei abituato ad interfacciarti con i brand, se sei nuovo sul mercato chiaramente è molto complicato andare a parlare direttamente con un determinato brand, e quindi qui entrano in gioco le altre 2 modalità. La prima è quella delle agenzie. Sicuramente in Italia esistono moltissime agenzie con le quali puoi entrare, dare la tua esclusiva e in cambio loro andranno a venderti ai brand con i quali sono in relazione. Quindi ad esempio nel nostro caso noi siamo in relazione con tantissimi brand, abbiamo un'agenzia collegata che è Lost Talent, e quindi nel momento in cui tu entri dentro Lost Talent
chiaramente quando noi avremo una campagna, se sei in target con la campagna, andremo a proporre il tuo profilo invece di un altro. Chiaramente nel nostro caso siamo molto legati al brand soprattutto, quindi noi andremo a proporre solo profili che secondo noi funzionano in quel caso per il brand. Esistono altre agenzie invece che propongono tutti quelli propri che hanno in esclusiva pur di guadagnarci sopra. Quello lo facevamo in passato e non è una cosa che mi piace, perché chiaramente il valore che dai al brand è molto più importante di proporre sempre gli stessi creator pur di guadagnarci sopra. E infine la terza modalità con la quale un influencer può entrare in contatto con i brand è quella che TikTok ha creato il proprio marketplace. Quindi se tu dal tuo profilo dai il tuo consenso ad essere inserito all'interno del marketplace, i brand potranno trovarti all'interno di questa piattaforma e se sei interessante per loro ti potranno contattare direttamente da TikTok. Questa modalità non l'ho vista utilizzare più di tanto, molto spesso le agenzie passano dal marketplace semplicemente per che sono in collegamento con TikTok, ma sicuramente in futuro potrebbe essere interessante. Passiamo alla seconda modalità di monetizzazione all'interno di TikTok, ovvero quella delle affiliazioni. Quella delle affiliazioni è sicuramente un mercato che esiste da moltissimo tempo. Siamo partiti con le Facebook Ads, dove le persone vendevano dei prodotti per altri attraverso la capacità di fare le Facebook Ads. Poi siamo passati a Instagram, ai blog e così via, e chiaramente questa modalità la portiamo anche su TikTok. Quindi in pratica noi vendiamo prodotti non nostri e lo facciamo attraverso un link, quindi o il brand al quale stiamo facendo questa affiliazione ogni qualvolta venderà un prodotto attraverso il nostro link, ci riconoscerà una percentuale come venditori. Esistono davvero tanti brand che lo fanno, uno dei principali che conosciamo tutti è Amazon. Se noi ci iscriviamo al programma di affiliazione di Amazon potremmo ricevere una percentuale ogni qualvolta un utente acquista un prodotto attraverso il nostro link. Chiaramente Amazon riconosce una percentuale molto molto piccola, perché in un certo senso Amazon non ha veramente bisogno di tantissimi creator che dicano che su Amazon possono trovare quel prodotto. Però comunque, dato che è un programma che esiste da tantissimo tempo, lo continua a fare. Le percentuali nel tempo si sono abbassate sempre di più. In passato Amazon dava quasi anche magari il 10% per vendere un determinato prodotto che magari aveva un costo elevato, adesso siamo arrivati veramente all'1% se va bene. Quindi bisogna stare molto attenti se c'è magari la possibilità di trovare un altro sito, un altro programma che ci fa ottenere percentuali di affiliazioni più elevate. Un altro che ad esempio ho utilizzato per un altro brand è Awin, che potete trovare anche questo online, vi basterà iscriverti e lì all'interno potrete trovare moltissimi altri brand che utilizzano Awin per fare sponsorizzazioni. Non so se si pronunci così, comunque Awin. Basta cercarlo e vedere tutti i brand che sono al suo interno e vedere se qualcuno di questi offre un servizio di affiliazione che è interessante per voi e che magari potete promuovere all'interno del vostro canale TikTok, in modo da ricevere una commissione, una percentuale, ogni qualvolta vendete un prodotto di quel link. La terza modalità è il Creator Fund. Sicuramente moltissimi di voi lo conoscono, sappiamo benissimo come funziona, ovvero su TikTok voi potete andare a partecipare a questo fondo che vi darà una percentuale guadagni veramente piccolissima ogni visualizzazione che fate su TikTok. Parliamo di una percentuale economica veramente molto bassa rispetto a YouTube o Facebook, dove il CPM, quindi quanto vi danno per 1000 visualizzazioni, è molto più alto. Ad esempio su YouTube alcuni canali che parlano ad esempio di finanza possono arrivare ad avere un CPM anche di 10 euro, quindi che guadagnano 10 euro ogni 1000 visualizzazioni. Parliamo sempre del mercato italiano. Su Facebook possiamo arrivare anche a 2-3 euro per ogni 1000 visualizzazioni. Chiaramente su Facebook si fanno più visualizzazioni rispetto a YouTube, quindi il parametro è più buono, mentre su TikTok parliamo di centesimi ogni tot visualizzazioni, quindi ogni 1000 visualizzazioni magari otteniamo 2-3 centesimi se ci va bene. Quindi dobbiamo essere molto attenti a non focalizzare tutta la nostra attenzione solo sul fondo dei creator, ma magari trovare altre modalità di monetizzazione come quelle che abbiamo appena visto. La quarta modalità è quella dei prodotti o merchandising. Ormai il creator diventa effettivamente a tutti gli effetti un imprenditore, ovvero se ha una propria community, quindi ha delle persone che lo seguono e vogliono sempre acquistare i propri prodotti, vogliono comunque entrare in contatto con lui, il creator può creare dei prodotti personali, quindi ad esempio un merchandising, come ad esempio cappellini o magliette con delle frasi tipiche che dice, oppure con delle foto o con delle grafiche particolari, o dei prodotti in target con la propria nicchia. Ad esempio, se siamo dei creator nel mondo food, potremmo
creare un libro di ricette, un corso di cucina, oppure magari creare un brand che fa effettivamente dei prodotti vegani o personalizzati in base a qual è il nostro settore. O se siamo nel mondo del fitness, potremmo andare a fare dei servizi di personal trainer o creare un brand di proteine. Comunque tutti i prodotti che possiamo connettere a noi stessi fanno di noi una sorta di mini imprenditori digitali che utilizzano la propria community per poter vendere determinati prodotti che creiamo noi stessi. Chiaramente in questo caso non possiamo farlo fin da subito, dobbiamo prima creare una community molto fidelizzata che chiaramente ci segue per quello che facciamo, e quindi più la nostra nicchia è specifica, meglio è. Per un creator comedy, chiaramente creare un prodotto personalizzato è molto più complicato, magari è più facile che creare il merchandising, dove il margine di guadagno è molto più basso, ma senza dubbio può farlo. La quinta modalità è quella degli eventi. I creator su TikTok, quindi i TikToker, sono diventati a tutti gli effetti delle vere e proprie star, così come avvengono per i personaggi del cinema o i cantanti o gli influencer, youtuber eccetera. Anche i TikToker hanno una fan base che li seguirebbe ovunque vanno, quindi gli eventi, quindi quelli che organizzano l'evento stesso, come ad esempio l'altro giorno era l'Eurovision o ad altri eventi che ci sono in tutta Italia, decidono di prendere dei TikToker per portarli all'evento, chiaramente pagandoli, per fare in modo che i propri fan li seguano e quindi acquistino il biglietto di quel tale evento, quindi per raccontarlo, per fare in modo che magari ci sia un meet and greet e quindi possano fare una foto con il proprio creator preferito. Quindi molto spesso, chiaramente parliamo dei top creator, ma vengono pagati per essere presenti in determinati eventi, oppure vengono invitati inizialmente gratuitamente quando siamo ancora più piccoli, e più cresciamo più magari ci sarà una percentuale di guadagno per essere al presente al tale evento piuttosto che a quello di un altro competitor. Infine, l'ultima modalità è quella di utilizzare i contenuti che abbiamo già creato per creare delle community o guadagnare direttamente da altri canali social. Infatti TikTok non è l'unica piattaforma che permette di creare video verticali corti. Ci sono tantissimi altri social, come ad esempio Facebook, come ad esempio YouTube Shorts, quello che siamo noi adesso, oppure Reels. Sicuramente tutte queste modalità sono molto interessanti. In particolare, al momento YouTube Shorts non permette ancora molto di monetizzare e Reel non lo permette in nessun modo, ma comunque ci permette di creare un audience e magari attraverso gli altri contenuti, come ad esempio i video lunghi come questo, oppure su Instagram quello di fare delle storie, di creare una community, ci permetterà di crescere un pubblico che poi quando creeremo altri contenuti o faremo delle collaborazioni con i brand avremo un valore aggiunto da poter proporre e quindi guadagnare di più. Nel caso di Facebook invece, se riusciamo a rientrare nei parametri minimi di poter entrare all'interno della monetizzazione, vi assicuro che si può guadagnare molto bene, perché come vi dicevo all'inizio il CPM di Facebook può arrivare anche a 2-3 euro, quindi immaginate che ogni 1000 visualizzazioni che fate su Facebook guadagnate 2-3 euro, quindi se fate 1 milione di views, come magari qualche video che avete fatto lo avete fatto su TikTok, parliamo di centinaia di euro, che non è per niente male per ogni singolo video. Quindi se utilizzate una buona strategia, crescete anche la vostra pagina Facebook e rientrate nei parametri, utilizzando gli stessi contenuti che avreste pubblicato solo su TikTok, potete pubblicarli su queste altre piattaforme, crescendo una community e guadagnando anche da questi altri social. Quindi queste erano un po' le modalità principali, fatemi sapere se ne conoscete altre o quali sfruttate voi per il vostro canale TikTok. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così vi consiglio di mettere mi piace qua sotto. Inoltre esce ogni giorno un video relativo a TikTok, quindi se vi interessa la piattaforma, volete crescere eccetera, vi consiglio di iscrivervi, e per il resto ci vediamo al prossimo video.